i sindaci che sono presenti a questa passeggiata, il sindaco di Lagonegro, di Lauria, di Nemoli, vice sindaco di Rivello, il sindaco di Latronico, al quale auguriamo tanto buon lavoro e gioia anche per questa nuova missione che affronta, essendo noi eletto. Non vedo Don Marcello, ma credo... Non ho scotch, non ho niente, devi arrangiarlo. Ah, ecco, perfetto, comunque è qui e quindi al momento poi interverrà. Vogliamo articolare questo momento un po' per fare delle considerazioni noi, per fare delle considerazioni come Libera, un po' per fare delle considerazioni generali di questa giornata e delle prospettive che vengono offerte a questa giornata e quindi anche le aspettative. Vogliamo dare poi la parola ai giovani, ai ragazzi, alcuni studenti che organizzeranno i loro interventi nel modo più libero e più autentico possibile. Allora, per quanto mi riguarda, voglio ringraziarvi per aver dato questa adesione, per aver manifestato attraverso la partecipazione. Non siamo pochi, assolutamente. Ulderico diceva che eravamo pochi. Io credo che non siamo pochi. Non abbiamo scocci. Siamo tanti. Quello vogliamo mettere. Certo, si poteva anche avere o immaginare una partecipazione, diciamo, massiccia della popolazione del lagonegrese, ma sapevamo anche della ragione della nostra iniziativa, della nostra proposta, e sapevamo anche la difficoltà che c'era nell'organizzare una prima passeggiata per la giustizia, questa giustizia che sembra astratta. Io voglio innanzitutto, e lo dico con grande chiarezza, anche approfittando della presenza di Ulderico, Libera si dissocia dall'intervento che liberamente ha fatto Ulderico, al quale abbiamo dato il microfono e che può ripetere in qualsiasi momento, non dando in merito alle cose trattate, e Ulderico sa che come Libera non facciamo sconti a nessuno, né immaginiamo di voler fare sconti agli amministratori comunali, ai sindaci, ai politici. Però riteniamo che ci siano momenti, modi, tempi per poter affrontare le cose, per poterle dibattere, per risolvere. Noi non vogliamo, non intendiamo assolutamente l'antipolitica come risoluzione dei nostri problemi. Crediamo che l'antipolitica sia politica, la politica peggiore. E quindi immaginiamo che oggi sia necessario invece una politica diversa. Una politica nuova, una politica che ci metta nella condizione di poter affrontare le cose e di risolverle concretamente. Dico agli amministratori che sono presenti, che hanno necessità, bisogno di confrontarsi con la gente, perché questo è il senso di questa passeggiata, questo è il motivo e la ragione per cui noi facciamo questa iniziativa, per cui diventa la prima iniziativa di questa portata, e immaginiamo di continuarla ogni anno con obiettivi precisi e avere anche delle prospettive e delle attenzioni sempre più alte e sempre, diciamo, più qualificanti sul piano delle nostre ambizioni. Oggi 27 maggio Libera Basilicata vuole ricordare con due iniziative la strage di Capaci e il vile attentato del 19 maggio scorso alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi, che ha causato la morte di Melissa Basso e il ferimento di tante altre ragazze. A Potenza, nello stadio Viviani, si sta svolgendo una manifestazione organizzata da Libera che va come titolo Mettiamoci in gioco, una manifestazione di Libera Sport Basilicata e delle società sportive aderenti al patto di corresponsabilità, per divulgare i veri valori dello sport e contrastare l'illegalità che troppo spesso invade il mondo degli atleti. Qui nel Lagonegrese abbiamo preferito incontrare
la carovana antimafia, scusa. Incontrare tre splendide persone che sono qui con noi, Marco, Salvatore, Giuliano. Marco, che proviene dalla ARCI, dell'associazione ARCI Toscana di Pistoia, Salvatore da Taranto e Giuliano da Milano. Giuliano è qui vicino a me e oggi mangiando parlavamo un po' delle loro storie, di quello che loro stanno facendo. Giuliano è un disoccupato. Qualcuno immaginava arriva la carovana immaginando chissà quale presenza, chissà chi, poi arriva un disoccupato. È un disoccupato che ha scelto in questo momento di fare questa battaglia, di fare questa carovana, di esercitare questa forza, questo desiderio di riscatto partecipando a questa iniziativa e mettendo seriamente in gioco tutto quello che lui rappresenta, tutto quello che può eventualmente essere il suo futuro, le difficoltà della vita, la sua famiglia. Giuliano ha una moglie, ha una famiglia, eppure non dimentica che c'è questa necessità di lottare, di cercare, di trovare momenti di verità, di libertà, di giustizia, ed è possibile farlo. La carovana antimafia che nasce nel 1994 e che nel 2012 diventa non solo italiana, diventa europea. Loro raggiungeranno a settembre la Tunisia, andranno in Francia. Carovana antimafia che è organizzata non solo da Libera, ma dall'ARCI, Avviso Pubblico, CGL, UIL, la Banca Etica, e che è uno spazio di libertà, anche una speranza per tutti quanti noi. Vogliamo dire una cosa a tutti, che le mafie non sono solo presenti in Sicilia, in Calabria, in Campania, nelle Puglie. Le mafie sono presenti dappertutto e questa carovana ha questo significato, vuole dire a tutti e confrontarsi con tutti su questi temi, vuole dire a tutti state attenti, stiamo attenti e stiamo insieme. Questa passeggiata ha senso, altro che, ha senso perché siamo tutti qui e sentirsi insieme verso una lotta comune ha un grande significato. Significa non essere soli, significa non essere soli ad affrontare i problemi, significa poter contare su chi ti sta vicino, significa superare la cultura dell'io per sposare quella del noi, cioè significa parlare di solidarietà, parlare di responsabilità, di corresponsabilità. E questo è il senso di questa marcia. E questo abbiamo bisogno di dirlo in maniera forte, di gridarlo qui, nella parte della regione Basilicata, forse tra una zona, una delle zone più povere della regione, l'area sud della regione Basilicata, in una regione che a sua volta è povera e che ha bisogno di riscatto, ha bisogno di recuperare una dignità, un ruolo, di recuperare una posizione politica, sociale, che è quella che può competere, di cui abbiamo necessità tutti. Abbiamo bisogno di essere qui perché abbiamo bisogno di gridare che qui occorre lavoro, che la gente vuole un lavoro, ma vuole un lavoro onesto, vuole un lavoro che non si chieda per piacere e che non venga concesso solo perché qualcuno lo può fare in quanto ritiene o crede di essere padrone anche del lavoro. Senza lavoro non potrà esserci libertà. Senza lavoro non potrà esserci momento critico, pensiero critico, libero. E allora abbiamo bisogno di questo elemento di giustizia, prima di tutto questo elemento di giustizia. Oggi abbiamo la possibilità di unire le nostre disperazioni, le nostre rabbie e trasformarle in una lotta seria, capace di rivendicazioni precise. Siamo qui oggi per costruire una nuova coscienza morale, poter disporre della capacità di fare una scelta morale, cioè saper costruire il rispetto di se stessi, saper trovare il coraggio
per lottare le ingiustizie. Diceva qualcuno che senza giustizia la vita perde di significato, lo diceva Kant, ed è così, ed è vero, mai come oggi vediamo che cosa è questa verità e che cosa può significare. Noi dobbiamo contare, vogliamo contare, non possiamo pensare di essere nessuno, cioè non essere persone. Ed è quello che qualcuno vuole, cioè qualcuno vuole che noi non sia più persone, che si diventi nessuno. E il male più grande è stato commesso dalle persone che non avevano nessun significato. E abbiamo bisogno invece di avere questo ruolo, di appropriarci di uno spazio. C'è qualcuno che vuole insegnarci cosa pensare. Noi invece abbiamo bisogno di sapere come pensare. È questo lo spazio che abbiamo bisogno di conquistare, di recuperare. Non possiamo essere dei ciechi obbedienti. Tutto dovrà essere valutato con criticità. Non è detto che la maggioranza abbia sempre ragione, ma per poterlo dire c'è bisogno di impegno, di partecipazione. C'è bisogno di essere dentro le cose, di andare nelle questioni. Siamo qui oggi perché vogliamo liberarci dalle paure. Questo è l'altro grosso limite con il quale abbiamo bisogno di fare i conti. San Suu Kyi, questa nuova leader, dice che non è il potere che corrompe, ma la paura. La paura di perdere il potere corrompe quelli che lo detengono. E la paura della frusta quelli che lo subiscono. Ed è questa la verità. E noi a volte abbiamo paura di subire la frusta. E a volte deleghiamo la nostra vita ad altri. E qualcuno se ne approfitta e diventa proprietario non solo del nostro territorio, ma proprietà di tutta la vita. Ed è quello il rischio che noi stiamo correndo in questa regione e in quest'area. Siamo qui perché vogliamo costruire una nuova cultura di solidarietà che si edifica su nuovi valori. Abbiamo bisogno di conoscere la nostra storia ed essere curiosi, perché abbiamo bisogno di conoscere la storia degli altri. Abbiamo bisogno di essere presenti, insieme. Perciò abbiamo bisogno di questa nuova cultura che parte dalla propria terra, perché la cultura è anche la nostra terra. I luoghi nei quali siamo nati e vissuti e dove abbiamo il diritto di vivere e dove ognuno di noi vuole vivere e dove i tanti giovani devono dover poter vivere. Oltre questo spettro che si intravede, che è quello di una migrazione forzata, terribile, che sta svuotando i nostri paesi. Un uomo è un uomo quando può dire di vivere in un luogo che merita di esistere e di durare. Il mondo intero dovrebbe avere l'aspetto di un luogo che merita di esistere e di durare, forse con meno sviluppo, forse, secondo me, ma con più solidarietà, perché davvero i soldi non restano, è la terra che rimane, sono quindi i nostri valori che rimangono, le nostre relazioni, i nostri rapporti. Ecco il motivo per cui Libera in questa zona si impegna su tutte le questioni, senza fare sconto a nessuno, sulle questioni ambientali, perciò il nostro impegno anche sul fiume Noce, perché vogliamo risolvere il problema e lo vogliamo risolvere insieme, perché noi pensiamo che insieme le cose possano risolversi. È evidente che bisogna anche mettere dei punti fermi quando troviamo situazioni negative, di sbarramento, quando troviamo ostacoli, ma abbiamo bisogno innanzitutto di porla in questa direzione e di impegnarci in questa direzione. Questo è il senso del nostro sforzo. Siamo qui perché vogliamo più giustizia da chi ci governa, perché vogliamo essere ascoltati, perché vogliamo che i municipi diventino luoghi di partecipazione, non di decisioni prese solo da quelli che credono di contare. Vogliamo municipi trasparenti, e il ruolo dell'amministratore comunale è fondamentale. Noi riteniamo,
ed ecco il motivo della presenza dei sindaci e che ringraziamo. Noi riteniamo che il ruolo più importante nelle istituzioni è quello del sindaco, che il ruolo più delicato, che il ruolo più significativo, che il ruolo più grande, che il ruolo più bello, e abbiamo bisogno che tutta la gente lo creda, lo capisca, abbiamo bisogno che la gente si innamori a questo ruolo e che partecipi alle elezioni, che voglia, abbia desiderio di essere amministratore comunale, perché il luogo è il momento in cui c'è il rapporto autentico, vero, reale con la gente e con i problemi. Ed ecco la ragione, non abbiamo invitato i politici come in genere si usa, ma i sindaci ci teniamo, non solo ad invitarli, ma ci teniamo che loro arrivino e vengano, e ci teniamo che loro siano sempre presenti nelle nostre manifestazioni, perché si possa con loro organizzare un momento di confronto. E vogliamo aprire un tavolo franco, libero, un tavolo serio, democratico, conflittuale, ma che sia trasparente, perché questo è il ruolo dell'amministrazione. Siamo qui perché non vogliamo chiedere di lavorare per piacere, e perciò diciamo ai sindaci, adesso formalizziamo una proposta, vogliamo che in tutti i comuni si istituisca un assessore, un assessorato, l'assessorato alla felicità, perché c'è bisogno di felicità nel mondo, nella società, e non è demagogia, non sono chiacchiere, non sono parole, perché se c'è un assessorato c'è bisogno di muoversi nella direzione, c'è bisogno di interrogare, di sapere, di capire, di sensibilizzare la gente alla felicità, di capire qual è il limite, qual è l'ostacolo. E allora chiederemo adesso a tutti i sindaci, alle amministrazioni, di istituirlo, ma non come fatto formale, non come fatto per piacere, ma come fatto ufficiale, diretto, concreto, reale. Siamo qui, dicevo, perché vogliamo chiedere di lavorare non per piacere, perché non vogliamo ringraziare i soliti noti per un diritto fondamentale, vogliamo sentire il lavoro come un nostro autentico diritto. E se qualcuno anche su questo dice che demagogia, rispondo con le parole di Falcone, quando riferite alla mafia diceva: è un'organizzazione fatta da uomini e quindi dobbiamo credere che termineranno per impegno nostro, perché dipende da noi, perché è voluta da uomini. Oppure con le parole di Einstein, quando dicevo: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Allora dipende tutto da noi, cioè i cambiamenti li possiamo desiderare, li possiamo volere, ma abbiamo bisogno di portarli avanti concretamente, con coerenza, con forza, con impegno. Siamo qui perché vogliamo liberare i luoghi pubblici e occuparli, perché i nostri figli possano sentirli propri e rispettarli come tali, perché vogliamo luoghi puliti e non inquinati, perché l'ambiente è un bene comune, perché abbiamo bisogno di sapere che cosa e quale pericolo rappresenta la tremolite qui a Lauria, che cosa e quale pericolo rappresentano i rifiuti e come le discariche sono trattate, perché vogliamo capire in una zona dove il parco è una risorsa perché il petrolio lo ha ritagliato. Siamo qui anche perché vogliamo gridare con forza ad un grosso pericolo, quello delle frodi alimentari, quello che mangiamo, perché abbiamo bisogno di recuperare salute attraverso questa pulizia. E siamo qui perché la politica non diventi un mestiere. Troppi politici non hanno mai lavorato, hanno svolto solo incarichi politici. Chiediamo che si rendano conto di che cosa significa il sacrificio, l'attesa, la speranza che solo il vero lavoro può offrire. Siamo qui perché la scuola diventi il primo luogo di democrazia, dove si crea il pensiero libero, grazie alle arti, la poesia, la filosofia, la matematica, dove si costruisce il futuro, si conoscono gli altri, anche i diversi, dove si supera la cultura dell'io e si costruisce quella del noi. Sabato scorso, dopo l'attentato a Brindisi, tanti si sono affannati a dire che colpire una scuola è un'anomalia. Purtroppo le anomalie sono il male dell'Italia,
La prima anomalia sono le mafie. Anomalia è la relazione che la politica, l'imprenditoria e le banche costruiscono con le mafie. Falcone diceva che lo Stato o è l'espressione di una società o è un'altra cosa. Le mafie non c'entrano con le istituzioni, così come i clientelismi non c'entrano con le istituzioni. Questa passeggiata, e mi avvio alle conclusioni, è una seria manifestazione per ottenere risultati, non vuole essere una manifestazione contro, è per qualche cosa. Siamo convinti di poter ottenere di più, di poter chiedere di più, di meritare di più. Le nostre richieste non le rivolgiamo solo ai politici che governano le sorti di questa regione e di questo territorio, ma a tutte le persone che coprono responsabilità e a tutti noi, ad un impegno serio, costante, continuo. Questo è un territorio particolare che ha nascosto e coperte tante operazioni non chiare, che voglio ricordare anche al costo di annoiare qualcuno che le ha già sentite. Dagli anni 60 questo territorio era una zona franca per le mafie, un crocevia per l'andrangheta e le camorre, dove tutti gli affari si potevano portare a termine senza alcun controllo e il contrabbando veniva organizzato ed imperava in questo nostro territorio. Con la realizzazione dell'autostrada, la Salerno-Reggio Calabria, il luogo è diventato sempre più interessante e la malavita organizzata ha investito non solo economicamente, ma anche politicamente. Vi è stato un salto di qualità, non solo dal contrabbando si passa alla droga, ma si investe anche in politica. Nei primi anni 70, ricordatevi, si consuma qui il rapimento Pulghetti, dall'andrangheta calabrese, facendo capo alle 'ndrine dei Mammoliti, Piromalli, Faimia. È evidente che vi sono state persone del posto che hanno spalleggiato l'operazione. E qui mi viene in mente Pasolini quando diceva: io so, ma non ho le prove. Nel 1984 scompare Maria Antonietta Flora al Lago Negro. Da quel momento, da quel giorno, da quel 10 novembre del 1984, nessuno più ha saputo niente di Maria Antonietta. Nel 1989 viene ucciso Mimì Di Lascio al Lago Sirino e nemmeno di quella storia si è saputo più niente. Voglio inserire tra la storia fosca di questa zona anche la comparsa, che qualcuno credo abbia dimenticato, ma chi è appassionato e fa politica e vuole ricordare la politica ricorda, la comparsa della Lega delle Leghe, che non solo ha avuto presenze qui nel Lago Negrese, ma spalleggiate a Casal di Principe, con dei sostenitori forti della camorra. 1997, l'attentato al giudice Luca Tescaroli a Macarra di Maratea, aveva chiesto 32 ergastoli per i boss di Cosa Nostra, aveva puntato il dito contro le complicità occulte che si celavano e si celano dietro la strage di Capaci. Anche in questo caso complicità della zona hanno permesso ai killer di scappare con la motocicletta in una zona scelta all'ultimo momento dal giudice, ma nota solo a chi guidava la moto. Nel 2003 scompare Nicola Bevilacqua, di lui non abbiamo saputo più niente. È il 17 di maggio che è l'anniversario della scomparsa. Noi abbiamo voluto ricordarlo a febbraio perché avevamo intenzione questa sera, in questa giornata, di ricordare un po' tutti, e pensavamo che fosse il momento per ricordare tutti. Abbiamo voluto anticipare il ricordo di Nicola a febbraio. Nel 2004 l'assassinio di due pensionati a Rivello e il ritrovamento di una pista di truffatori di pensionati. Responsabile un carabiniere, sono coinvolte tante persone. Nel 2010 qui, a due passi, in questa località, e io saluto la signora Rita, la moglie di Giuseppe Forestieri, viene qui ammazzato tragicamente Giuseppe, è anche per lui che noi chiediamo giustizia. E questa passeggiata serve anche perché si chiedano giustizia, si chieda giustizia per tutte le cose che ho citato. Nel 2012, ed è recente, pochi mesi fa, muore Vladi Acchiappati. Non sappiamo che cosa è avvenuto ancora, ma abbiamo bisogno di chiarezza anche su questo caso e anche su Vladi,
e qui è stato presente Enzo, il fratello, con noi, e noi abbiamo ricordato Vladi un mese fa, e fino al noto caso che è diventato eclatante nella zona dell'usura, che ha riguardato tante persone. Ecco, chi pensa che questa zona sia un'isola felice, chi crede che questa regione sia una regione felice, un momento felice, di felicità, di gioia, beh, sbaglia. La mafia, come la carovana vuole dirci, è presente dappertutto. Dove si fanno gli affari c'è la mafia, e noi abbiamo bisogno di avere gli occhi aperti, di stare insieme. Abbiamo bisogno di credere nelle istituzioni, di immaginare che le istituzioni possano insieme a noi, alla gente, a chi conta, di poter fare passi insieme. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti, tanti giovani, gli studenti che hanno partecipato, gli striscioni fatti dai giovani, se non ora quando, le altre associazioni presenti, perché vuol dire che insieme forse riusciamo a portare avanti un messaggio nuovo anche di speranza, di legalità. Ringrazio le scuole, le tante scuole che insieme a noi, alle nostre sollecitazioni, partecipano ai progetti di Libera, progetti sulla legalità, alla scuola che ha partecipato ultimamente alla nave della legalità, e non la cito perché credo che sono le scuole, quindi quando parlo di scuola parlo di un mondo che è tutto unito, che è tutto uguale, dove tutti fanno la loro parte e dove tutti la devono fare. Il prossimo anno cercheremo di fare meglio, con l'aiuto di tutti voi e con l'aiuto di tante associazioni e delle scuole del Lago Negrese che lavorano insieme a Libera. Io credo che abbiamo bisogno di valorizzare quello che ci tiene insieme. Ricordate che se siamo qui, se ci incamminiamo su questa strada, se si crede a quello che noi stiamo dicendo, si decide di non vivere più da soli. Non si può ignorare tutto ciò che è intorno a noi. Chi è qui ha deciso di vivere insieme agli altri, e questa è la scelta importante. E quindi perciò lo diciamo anche agli amministratori e ai sindaci: se sono qui perché hanno deciso di vivere insieme a noi, di condividere insieme a noi le battaglie, le lotte, di aprire tutto ciò che è chiuso, di aprire gli spazi, di fare in modo che la gente, i giovani, i ragazzi, gli anziani possano utilizzare gli spazi di tutti, perché abbiamo bisogno di questo grande sussulto, di questa grande forza che è la democrazia, che è la speranza e che è la passione. Io vi ringrazio, do la parola a Salvatore della carovana antimafia, perché è necessario che possa lui dirci quali sono le esperienze che ha vissuto, non oltre, anzi l'ultima esperienza molto tragica di sabato scorso, quando erano a Brindisi. Grazie Gerardo, e principalmente ringrazio tutti voi qui presenti e forse un po' stanchi anche, avete fatto un po' di strada, ma avevano originariamente detto che era in pianura, ho detto bah, al Lago Negro pianura proprio non direi, però forse avete un concetto diverso di pianura rispetto al mio, che sto realmente in pianura. Nulla, carovana come abbiamo detto prima nasce nel 94 da un'idea di Arci Sicilia, appunto nel 94 appena dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. L'Arci Sicilia decide che è il momento di partire, che è il momento di andare a contattare di persona la gente del posto, quindi decide di caricare due furgoni con del materiale informativo e parte in giro appunto per la regione siciliana. Successivamente, con l'arrivo di Libera, di avviso pubblico, delle sigle sindacali CGL e CISL e UIL, carovana diventa di caratura nazionale e successivamente internazionale. Perché carovana è nata? Carovana nasce per cambiare quello che era il modo di pensare e il modo di vedere le situazioni che c'erano in Sicilia in quel momento. Per farvi capire un attimo qual era la situazione in Sicilia, vi racconto quella che è la storia di una collega spagnola che è arrivata in Italia, in Sicilia appunto, incontra l'Arci, si avvicina all'Arci, inizia a lavorare per capire quella che è la situazione sul territorio,
va in giro, parla con la gente e chiede quale fosse la reazione, quale fosse il sentore della gente rispetto appunto alle stragi di Via D'Amelio e alla strage di Capaci. La gente rispondeva: è normale, sarebbe successo prima o poi. Falcone, Borsellino, era gente che non si faceva i cazzi suoi, sarebbe comunque successo. Beh, questo è appunto il modo di pensare che all'epoca della sua nascita e ancora oggi Carovana cerca di sradicare dai territori e dai luoghi che incontra. Non per questo Carovana, e non a caso soprattutto, Carovana quest'anno è intitolata con due semplici parole, però molto pesanti se ci pensiamo un attimo: fare società. Fare società può sembrare semplice, può sembrare una cosa normale, dici sì, facciamo società, ecco, stiamo facendo società, fare società contro le mafie, essere uniti. Vi invito un attimo a dare uno sguardo a questi pannelli che troviamo qui accanto al palco. Questi pannelli raffigurano volti di vittime di mafia. Al di là del modo in cui sono colorati, disegnati, queste persone sono persone che hanno perso la vita perché nella propria lotta antimafia sono state lasciate da sole. Nessuno li ha seguiti in quello che era il loro ideale antimafia. Questi pannelli, così come li vedete, sono la raffigurazione, così come l'ha voluto immaginare un artista romano, Mauro Bubbico, per delle etichette. Etichette di agrumi, carte d'agrumi, così come vengono chiamate in Sicilia. Queste etichette saranno le etichette degli agrumi coltivati in Sicilia nei campi di lavoro. Cosa sono i campi di lavoro? Sono dei campi, dei terreni agricoli, delle masserie, delle abitazioni confiscate alle mafie, dove ci vanno a lavorare i ragazzi volontari che danno materialmente un segno alla mafia, che danno l'idea che quel bene che è stato confiscato alla mafia è stato restituito alla società e ora viene utilizzato per fare del bene. Vi voglio raccontare una piccola storiella. La storiella di Don Francesco. Don Francesco è un prete di Fondi che nel momento in cui è arrivato a Fondi ha deciso di andare a vivere in un monastero lontano 15 km dal centro abitato. Lui, appena arrivato lì, ha deciso di piantare un alberello nel giardino. Ha piantato questo alberello e ha scelto l'albero del mandorlo, non a caso l'albero del mandorlo. Lui ha detto: l'albero del mandorlo mi piace particolarmente. Perché? Perché il primo albero che sfida l'inverno e fiorisce ed è l'ultimo albero ad arrendersi al corso delle stagioni e consegnare i frutti. Noi dobbiamo essere come quell'albero di mandorlo, noi dobbiamo essere le prime persone che, unite, escono la testa fuori dalla finestra, smettono di girarsi dall'altra parte quando succede un fatto tipo anche quello di Brindisi, perché semplicemente è accaduto a Brindisi e non a Lago Negro, quindi non ci interessa più di tanto. Bene, noi dobbiamo essere come quel mandorlo, dobbiamo denunciare tutte quelle situazioni che non vanno bene, che non devono essere così come sono, e soprattutto dobbiamo essere le ultime persone ad arrenderci e a gettare la spugna, a consegnare le chiavi del nostro lavoro ai nostri successori, specialmente. Questo è importante perché ce lo dice un proverbio congolese, perché è importante. Questo proverbio congolese dice così: se vuoi arrivare per primo, viaggia da solo, se vuoi arrivare lontano, viaggia insieme a tutti gli altri. Quindi questo ci fa capire che stando uniti qualcosa riusciamo a farla. E per carità, non parliamo di siamo riusciti a sconfiggere la mafia, parliamo di abbiamo inferto un duro colpo a qualsiasi organizzazione mafiosa, perché nel momento in cui ci convinciamo che la mafia nel nostro territorio non c'è più, stiamo facendo appunto il gioco della mafia, perché noi abbassiamo la guardia, tranquilli, tanto ormai è sconfitta, e lei
da noi si dice sotto per sotto nel tarantino, cioè cova sotto la cenere, in silenzio si muove, in silenzio appunto è quello che ha portato, al di là che sia un attentato di tipo mafioso, terroristico, il gesto di un folle, oggi a noi non interessa questo, quello che a noi interessa è quello che è successo a Brindisi e soprattutto perché è successo. È successo perché nel tempo si è abbassata la guardia, è successo perché nel tempo qualcosa non ha funzionato come doveva e soprattutto è successo perché nel tempo molta, troppa gente ha girato la testa dall'altra parte nel momento in cui doveva denunciare, nel momento in cui si doveva muovere e doveva fermare qualcosa che si stava muovendo in una maniera sbagliata. L'augurio che oggi io porto in giro con Carovana, io ero presente lì a Brindisi e dei due furgoni sono stato il primo ad arrivare sul posto, l'augurio che io porto con me, sperando nel lavoro della gente sul posto, è che ci si muova e che comunque non ci si arrenda e non ci si dimentichi di tutto ciò che è successo a Brindisi oggi, perché semplicemente sono andati via le telecamere, perché semplicemente è passato troppo tempo e quindi ormai chissà come andrà a finire. No, questa cosa deve essere presente nelle nostre menti, deve essere presente perché? Perché intanto è stata attaccata una scuola, sono stati attaccati dei ragazzini indifesi, è stato attaccato il centro della cultura e soprattutto dobbiamo evitare di abituarci a questi atti, a questi attentati, dobbiamo evitare di abituarci persino alle bombe nelle scuole, ci dobbiamo muovere, dobbiamo dire basta a questo sistema e soprattutto, così come la definiva qualcuno, dobbiamo sgretolare questa montagna di merda che è la mafia. Grazie. Due parole da parte di Giuliano. Ciao a tutti, sono Giuliano e Carovana Antimafia, vengo da Milano e volevo raccontare due o tre cose. Siccome io la carovana l'ho fatta sin dall'inizio, sono partito dalla Lombardia e la prima tappa che ho fatto è stata a Milano, dove uno pensa a Milano, la grande città industriale dove tutte le regole vengono rispettate, invece la prima tappa